Buonasera e grazie per questo invito anche per approfondire tante cose sulla questione palestinese. Sergio ha fatto una bellissima panoramica, come sempre, precisa su tutto quello che ha detto. Io voglio tornare al 7 ottobre. 7 ottobre, io mi ricordo, siamo svegliati con una sorpresa da parte degli amici nostri, insomma, dei gruppi WhatsApp in cui, guarda, se sto succedendo il casino a Gaza, nei confini di Gaza, cominciamo a guardare anche noi, insomma. A dire la verità, il primo impatto mio da palestinese era esaltazione, naturalmente, contento, eccetera, eccetera, ma dopo, come dire, come tutti gli altri, comincia a ragionare su quello che è successo e perché e come e quando i risultati arriveranno. Si vedrà, apro la televisione e vedo che la macchina di guerra mediatica dei mainstream a tutti i livelli era già mobilitata. Già stanno grandi opinionisti, analisti, giornalisti, corrispondenti da tutte le parti e tutti parlano di una sola direzione: Israele ha il diritto di difendersi. Mazza, ma così in poche ore siete riusciti a organizzare tutto questo, questa macchina entrata in proprio un contropiedi, che fino a ieri non succedeva niente, era tutto tranquillo. Cioè noi stavo con gli amici di Modena, abbiamo fatto una serata insieme, tornando non c'era niente, io alle 4 sono andato a letto, non c'era niente, mi sveglio alle 8, era già tutto un altro discorso. Che era successo? Che l'aggressione, la repressione subrusi che ha fatto Israele in tanti anni di occupazione, questa pressione ha fatto l'esplosione alla fine. Esplosa una parte del popolo palestinese, il gruppo, voi dite Hamas, o loro dicono Hamas, ma in realtà Hamas e altri gruppi palestinesi che hanno partecipato a questa operazione militare. Un'operazione che ha messo in ginocchio non solo Israele, ma anche tutti i suoi alleati. Cioè, quando parli di un gruppo di palestinesi e che qualcuno dice no, ma forse gli israeliani sapevano, ma hanno lasciato fare, questa è un'offesa alla intelligenza palestinese e araba in generale, perché vuol dire che i palestinesi non sono mai capaci a fare niente. No, abbiamo la capacità di organizzare qualcosa, di farla, di realizzarla anche nei livelli che avete visto, che hanno parlato tutti quanti, che per me è un punto cruciale per il Medio Oriente. Questo ha cambiato completamente lo scenario politico, geopolitico e strategico nel Medio Oriente. E poi arrivo a dire il perché, insomma. Israele ha avuto un bel colpo e questo colpo non è indirizzato solo a Israele, ma chi ha creato questo Stato già dal 48 o dal 17. Per dire, questo vostro giocattolo è tanto fragile quanto voi potete aumentare tutti i soldi, tutte le armi che volete dare, ma rimane sempre fragile davanti alla volontà dei palestinesi di resistere e dire: questo è il nostro diritto di essere parte di questo mondo sulla nostra terra e sul nostro territorio. Quindi il colpo è grosso e per questo gli americani sono mossi, per questo l'Europa ha preso subito la posizione, stanno difendendo il loro prodotto, un prodotto illegale, un prodotto di massacre, un prodotto di genocidio che sta facendo a Gaza e un prodotto che ha fatto sempre guerre nel Medio Oriente per mantenere questa zona, questa regione del mondo in modo destabilizzato. Quindi l'egemonia americana, del capitalismo americano, del capitalismo mondiale che hanno interessi in questa zona e vogliono salvarla. Quindi non è solo Gaza come Gaza, ma è una questione che riguarda gli interessi degli occidentali e in testa degli americani. Quindi il colpo non è stato solo contro Israele. Lasciamo stare tutti i morti, perché i morti stanno sempre in tutte le parti. Israele, nell'arco delle guerre che ha fatto, se vi racconto solo quanti sono morti di palestinesi, forse qualcuno non ci crederà. Già dal 1208, durata 23 giorni, 1430 martiri palestinesi. Nel 20, scusate, nel 14, nel 12, 8 giorni, 180 palestinesi. Nel 14, durata 51 giorni, 2322 palestinesi. Nel 2021, durata 11 giorni, 250 palestinesi morti o uccisi.
2021, 3 giorni, 49 persone. 2023 siamo ancora a 3.000, circa 3.000 martiri palestinesi e più di 10.000 feriti. Quindi non è questo, parliamo di questo secolo, insomma, del 2008 in poi, per non parlare di altri massacri fatti dall'inizio, la pulizia etnica, il regime di apartheid, tutto quello che ha fatto Israele nell'arco di questi anni, viene cancellato dai mass media italiani e europei in generale, perché vogliono parlare solo adesso. È successo questo ai confini di Gaza. Che facciamo? Guerra. Io ho dato un esempio più di una volta anche nelle varie interviste che mi hanno fatto. Quando succede un incidente stradale tra due macchine, uno rimane ferito, l'altro scende. Chi fa la prima cosa? Salva il ferito, lo porta all'ospedale, lo cura, eccetera, eccetera. Non è che le do il bastone, dice questo ti ha fatto un incidente, vai a menarlo. Questa è la politica che stanno facendo adesso gli israeliani, gli europei e gli occidentali. Israele ha voluto una ferita, quindi deve rispondere. E non c'è una risposta fuori delle armi e delle rappresaglie, dei bombardamenti. Netanyahu ha preso subito l'assedio a Gaza. Buonanotte, ma si è svegliato adesso. Gaza è assediata dal 2007. Dal 2007, non il 7 ottobre, dal 2007 Gaza è sotto assedio. Non entra niente senza il permesso degli israeliani. Non entra né cibo, né acqua, né gasolio, né elettricità, né medicinali senza il permesso degli israeliani. E con tutto questo lo paghiamo noi. Cioè Gaza era diventata un mercato, bel mercato anche, per le produzioni israeliane. Quindi oltre il nostro assedio, paghiamo il nostro assedio a chi ci assedia. Questa situazione non era possibile che durava. Non era accettabile nella mente umana che una popolazione di 2,5 milioni circa accetta di continuare a vivere così per 17 anni. Quindi questa è la situazione come era in quel momento. Loro non vogliono parlare del passato, non vogliono parlare del prima, del 6 ottobre. Vogliono parlare solo del 7 ottobre e cosa dobbiamo fare. Ma se non c'è un motivo, perché i palestinesi sono matti e da oggi in giorno cominciano a sparare, a parte il nostro diritto di difenderci, prima di tutto come popolo sotto occupazione da ben 75 anni. La legge internazionale, il diritto internazionale prevede l'utilizzo di qualsiasi mezzo che tiene per difenderci dall'occupazione e liberare il tuo paese. Quindi possiamo utilizzare le armi, possiamo utilizzare la parola, possiamo usare la carta, qualsiasi mezzo nelle nostre mani abbiamo l'obbligo di farlo per liberare il nostro paese. Quindi non è solo Israele che ha il diritto a difendersi, ma anche i palestinesi hanno il diritto di difendersi e di esistere, per esistere, non per altro. Le politiche israeliane, l'ultimo governo israeliano, basta guardare questo, Netanyahu è uno ricercato anche per motivi giudiziari, dovrebbe stare in galera, è riuscito a vincere le elezioni. È molto democratico. Parliamo della democrazia israeliana perché i nostri mass media è la democrazia, l'unica democrazia che c'è nel Medio Oriente. Vediamo se veramente è democratico Israele. Quando 3 anni fa al Knesset israeliano vota una legge fondamentale dello Stato, che questo Stato è uno Stato ebraico, è solo ebraico. Che vuol dire? Solo ebraico vuol dire che su questo territorio possono vivere solo gli ebrei, gli altri non hanno diritti, compresi 2 milioni o 1 milione e 200 mila palestinesi che vivono in Palestina mandataria del 48, hanno la cittadinanza israeliana diversamente degli altri, perché tu c'hai la cittadinanza ma non c'hai la nazionalità secondo questa legge. Sui passaporti israeliani, notate bene questo, che vuole approfondire di più lo può chiedere a qualsiasi israeliano, insomma. Sul passaporto, sulla carta d'identità c'è scritto cittadinanza israeliana, nazionalità ebraica. Ai palestinesi, a te no, ma a loro sì. Aggiustare le cose per fare e scrivano. Sul passaporto non lo scrivono solo israeliano, sulla carta d'identità scrivono musulmano,
cristiano, esatto. Dopodiché sono arrivata fuori a fare, dopo la rivoluzione dell'Iran, sono arrivata a scrivere musulmano, sciita o sunnita. Quello che stavo dicendo. La discriminazione è questa, che tu vai a conoscere una persona come nazionalità, la religione ebraica, che è una cosa non solo non è democratica, è fuori dal contesto storico anche, perché allora dobbiamo scrivere tutti sui nostri passaporti, siamo cristiani, musulmani, ebrei, non so che, dividiamo il mondo fra le varie religioni, e questa non è una cosa molto democratica, è quando i diritti del popolo palestinese vengono calpestati, cioè dei palestinesi che stanno in Israele, vengono calpestati in tutti i modi. Le nostre città miste o le città palestinesi che stanno ancora nei territori occupati del 48 hanno un altro trattamento diverso delle altre città cosiddette israeliane. Quindi questa è una. Seconda, questo governo democratico di Netanyahu, costruito anche dalla parte più arretrata e più estremista di sionisti religiosi di destra o di estrema destra. Quindi lui è condizionato anche di queste, di cui uno dice: io sono libero a passeggiare come voglio in Cisgiordania perché questa è la mia terra. E la mano libera ai coloni, alle colonie, alla costruzione di nuove colonie, che ha fatto diventare tutta la Cisgiordania praticamente piena di colonie israeliane. Non è più adatta nemmeno a fare quella famosa parola due popoli, due stati, perché quello stato palestinese era praticamente nelle mani degli israeliani, ebrei estremisti, nei territori occupati del 67. Quindi questo canto della grande democrazia non è così tanto democratico. In più, fino all'altro giorno, più della metà degli israeliani uscivano in manifestazione contro Netanyahu. E tanti adesso che ha fatto il governo di unità nazionale, quelli che stavano in piazza contro di lui sono entrate nel governo, quindi c'è l'unità nazionale e vanta tantissimo. Malgrado tutto, ancora ci sono una parte degli israeliani che non sono d'accordo con tutto quello che sta facendo a Gaza, con tutto quello che ha fatto fallire tutti i processi di pace durante questi ultimi 30 anni almeno. E questo dobbiamo ricordarlo quando parliamo della questione palestinese. Ora che sta succedendo? Loro da 8 giorni praticamente stanno bombardando Gaza giorno e notte. Non c'è una strada in Gaza che è rimasta intera. Non ci sono più di 62 famiglie cancellate completamente dal registro civile. E qui si parla anche di 500 persone, queste famiglie non sono famiglie, piccole famiglie come da noi, due persone, sono 5, 6, 10, arrivano a qualcuno. Ne ho visto un amico mio che vive a Parigi, la sua famiglia e una delle sue sorelle, mi sembra, Miriam Abodacca. Io conosco uno di Abodacca, sta a Parigi. 9 della sua famiglia sono state uccise in questi bombardamenti. 9. Balazzina intera. Ciao. Questo succede tutti i giorni a Gaza. La gente hai tolto l'acqua, hai tolto la luce, hai tolto il cibo, hai tolto il gasolio. Hai bombardato ospedali e scuole, e anche scuole dell'ONU, delle Nazioni Unite, l'UNRWA. Hai bombardato queste sopra la testa della gente che sta lì. Hai usato armi proibite a livello internazionale, tipo il fosforo bianco. Stai usando questi missili che vanno per bombardare i rifugi che stanno sottoterra, o i tunnel, come li chiamano. Ha una potenzialità incredibile, che almeno quando cade un missile di questo, sembra che c'è un terremoto in Israele, lo sentono là. Immaginate in un piccolo pezzo di terra che non supera i 40 km quadrati, che è Gaza, cioè meno di Roma, e 2.400.000 persone vivono là da 17 anni sotto assedio. Gli ospedali sono stati bombardati, hanno chiesto di evacuare tanti ospedali, nell'arco di 6 ore, con tutti i malati, i feriti che ci stanno dentro, è una cosa impossibile. E per questo è una situazione drammatica, richiede da noi. Io sono un palestinese, italo-palestinese, vivo in Italia. Che cosa possiamo fare, oltre a quello che ha detto Sergio? Non hanno bisogno di cibo, perché il valico di Rafah è pieno di camion, pieno di cibo, acqua.
di tutto quello che vi pare. Non hanno bisogno di questo, abbiamo bisogno di vincere anche la battaglia delle informazioni, perché ci stanno disinformando tutti quanti. Basta dire quella smentita, quella notizia che Hamas ha sgozzato, ha decapitato i bambini dentro il kibbutz, è stata una grande bugia. Biden è cascato in questa trappola perché qualcuno l'ha passata, questo poi ha dovuto chiedere scusa. E come gli europei ancora lo stanno a ripetere ogni tanto, i nostri giornalisti famosi che stanno giù in Israele, indietro al carro armato per trasmettere le notizie, ancora ripetono, hanno decapitato i bambini, hanno fatto il rave, come si chiama questa festa, il rave che stavano facendo là, e sembra che tutta la questione è diventata gli giovani che si stanno a divertire ballando e bevendo. Non è questa la questione. Questo è un modo per cancellare dalla nostra mentalità quello che sta succedendo a Gaza, come succede in Cisgiordania. L'altro giorno in Cisgiordania, in una notte, 400 palestinesi sono stati arrestati. 36 morti in un giorno. Più di 50 morti in un giorno, anche in Cisgiordania. Perché la ribellione palestinese, l'insurrezione palestinese, non è solo a Gaza, ma in tutto il popolo palestinese. E questa unità del popolo palestinese che li sta costringendo adesso a trattare. Ci sono gli ostaggi e ci stanno anche dall'altra parte 5.700 palestinesi nelle carceri israeliane. Ci sono 1.500 palestinesi detenuti illegalmente per motivi amministrativi, che noi li chiamiamo sempre in modo preventivo. E uno di questi era anche il nostro compagno Khaled, per ricordare anche quello che si comportano gli israeliani, cittadino italo-palestinese bloccato alla sua uscita dai territori occupati. Questo in cambio di che cosa? Allora, volete gli ostaggi? Rilasciate i prigionieri, togliete l'assedio, fermiamo le azioni. Perché l'altro giorno un missile che è sorvolato sopra la Knesset israeliana, hanno dovuto correre tutti i deputati di corsa a uscire. Un paese così vuol dire che un paese non avrà mai sicurezza finché io come palestinese non ho la mia sicurezza di vivere in pace sulla mia terra. Questo è il problema. Ora, i paesi arabi fino adesso, almeno a livello ufficiale, nessuno di loro ha condannato l'azione ai confini di Gaza. Nessuno l'ha condannato ufficialmente. Le masse arabe stanno manifestando in tutte le capitali, escono tutti i giorni solidarietà con la Palestina e vogliono che qualcuno si muova. E fino a quando questi paesi arabi rimangono così, è la situazione anche per loro pericolosa. Perché se si incendia veramente la Palestina, si incendia tutti i capitali arabi, si cominciano a avere gli effetti. C'è dall'altra parte anche Hezbollah in Libano, che dall'inizio di questa azione israeliana di bombardare questa rappresaglia israeliana, stanno scambiando ogni giorno mi colpisci qua, ti colpisco, colpo colpo stanno a rispondere anche Hezbollah. E c'è dall'altra parte l'Iran e c'è l'accordo, come ha detto Sergio prima, l'ha spiegato molto bene, l'accordo fra Arabia Saudita, Iran e non solo. E questo anche, c'è un'altra riunione è stata fatta quest'estate, fine estate, a L'Avana, 77+1, che è stata una riunione molto interessante, molto importante, come la riunione dei BRICS, perché ha rotto tutto l'assedio, l'embargo che c'è contro Cuba. Sono 77 paesi sono andati, c'è la Cina in più, la Cina insomma, sono entrati lì e hanno preso anche delle posizioni molto a favore della Palestina, come il BRICS insomma, che ha messo la questione palestinese sull'agenda. E questo viene anche sullo scacchiere internazionale. C'è un mondo che sta andando via, un sistema che sta andando via e c'è un sistema nuovo che sta nascendo. E questo l'ha detto in modo molto chiaro il ministro degli esteri cinesi a Blinken, il segretario di Stato americano. Non è la questione di risolvere il problema di Gaza oggi, ma è il problema di risolvere tutta la questione del Medio Oriente. Cioè gli ebrei hanno il loro stato, come dicono loro, va bene, l'avete risolto così,
ma rimane la questione palestinese. Non l'avete risolta e bisogna risolverla insieme alla questione siriana e alla questione libanese, perché anche lì ci sono territori occupati, il Golan e le fattorie di Sheba in Libano. Queste vanno risolte insieme a un accordo internazionale che va fatto in una conferenza mondiale internazionale che venga quello che viene, però indetta dalla Cina e sostenuta dalla Russia, perché la Russia pure, Putin ha detto chiaro e tondo, avete fatto tutto, ma adesso la questione palestinese è una questione centrale, va risolto. Gaza è una parte originale del popolo palestinese, della terra palestinese, insieme a questo vanno risolte. Quindi ora il mondo si divide in due, c'è la parte americana occidentale e c'è la parte del nuovo mondo che sta crescendo, nascendo. Che decide? Così vanno risolto il problema, se volete rispettare il diritto internazionale, se volete il diritto storico sulla Palestina, ne torniamo anche a quante migliaia di anni volete, possiamo tornarlo, ma questa questione va risolta urgentemente, non domani. Quanti anni? 75 anni che stiamo lottando con tutti i mezzi, con tutte le prove politiche che abbiamo provato di farle. C'è dall'altra parte una mentalità sionista che rifiuta l'esistenza di un popolo vicino che si chiama Palestina, e quindi ogni tanto loro, per loro, noi come palestinesi, come altri, li chiamano gli altri, noi siamo gli schiavi loro e noi non saremo mai schiavi a nessuno. Non accetteremo mai una definizione del genere. Come il ministro della difesa israeliano dice, a Gaza ci sono gli animali e vanno trattati come tale. Peccato che non vive in Europa, sennò avrebbe trovato tutti gli animalisti a uscire fuori a fare manifestazione contro di lui, perché gli animali vanno trattati bene da noi in Europa. Figurati tu a dire a un essere umano sei un animale e lo tratti pure male. Non ho visto gli animalisti qua, si svegliano un attimo, forse parteciperanno con noi nelle prossime manifestazioni anche per difendere gli animali di Gaza, magari li voglio vedere, perché anche questo è un lavaggio del cervello di quello che succede, sta succedendo, non solo come in Ucraina. Io mi ricordo qualcuno mi diceva all'inizio, vabbè, in Ucraina c'è un aggressore, c'è un aggredito, in Palestina non c'è, c'è l'utilizzo sproporzionato della forza contro i palestinesi. Alla Madonna, 75 anni mi stai usando questo e ancora giustifichi quello dell'Ucraina perché tu vai a combattere, mandi le armi, mandi i soldi, e per la Palestina io devo starmi zitto, zitto. No, noi non stiamo zitti. I palestinesi hanno imparato e hanno la pelle dura, più di quello che possono immaginarlo, gli israeliani, gli americani, gli europei. Siamo capaci a difenderci, siamo capaci a realizzare anche cose che loro non pensano, e se hanno il coraggio, entrano a Gaza. Non lo dico io, ma lo dicono i Gazawi. Se avete il coraggio, entrate a Gaza. Perché non entrano fino a... Da una settimana che stanno minacciando. È vero, c'è tutta la diplomazia mondiale che ha ripreso di nuovo la Palestina sulla gente. È quello che abbiamo cercato di farlo per tanti anni. Quando il palestinese rimane una colomba, tutti lo sorvolano e le lasciano. E quando diventa un'aquila, diventa agguerrito, tutti non hanno paura per il palestinese, hanno paura per il loro amico. Ma se avete paura per Israele, mettetela sulla linea giusta, se c'è ancora una linea giusta, che deve lasciare questi territori occupati. Poi ne vedremo. Perché il nostro vero problema ora è l'occupazione. Finché è il male nostro è l'occupazione israeliana, in tutti i posti. Qualcuno parla che questa operazione è stata azione, era anche per proteggere Gerusalemme, i luoghi santi. Sì, anche questo. Perché quando Israele, con tutti i coloni che vengono protette dall'esercito israeliano, vogliono entrare a fare il loro culto dentro una moschea islamica, che non hanno niente dentro, e la vuoi dividere nei tempi e nei luoghi, cioè una parte per i musulmani e una parte per gli ebrei. No, l'hanno fatta già a Hebron, nella moschea di Abramo, e io l'ho vista con i miei occhi, divisa in due, c'è una parte per gli ebrei che è chiusa a muro e noi dall'altra parte, e loro buttano la monnezza loro sulla parte nostra per dire, ecco, i musulmani sono sporchi. Io sono laico, anzi ateo, però rispetto anche queste
luoghi santi perché fanno parte della cultura araba e musulmana dei palestinesi, insomma. Non è che siamo nati ieri in questo mondo o siamo un popolo in più. Abbiamo la nostra storia, la nostra antica storia, è ancora continua questa. Israele deve capire questo e l'Occidente lo deve capire prima. L'Europa in questa situazione è assente, proprio assente, anche se l'emiro del Bahrein, Re Abdallah vengono qua, ma questo è un, come dire, visite di routine, come la visita del nostro ministro degli esteri italiani che va in Giordania, in Egitto, va a chiedere, che vai a dirgli al mondo arabo, che cosa avete come europei, come idea di soluzione, non c'hanno niente, siamo le capiede degli americani. Quindi non parlo con il cane, ma parlo col padrone, così lo fa sta zitto. Allora, se Biden in questa visita propone qualcosa di sensato, e non credo che lo farà, oltre difesa di Israele, armare Israele, dovrà trovare una risposta anche da parte del mondo arabo, adatta a quello che sta dicendo. Per esempio, il fatto della Colombia, a me mi irrita moltissimo, perché se la Colombia caccia via l'ambasciatore israeliano, e cioè sei ambasciatori israeliani nelle capitali arabe, ancora nessuno pensa di dirgli andatene via, mi vergogno anche di questi paesi. È normale, non è che sono filo degli stati arabi, insomma, io sono palestinese, difendo la mia Palestina, avendo il mio diritto di vivere e di essere parte di questo mondo nuovo che sta crescendo, perché faccio parte di quelli che hanno lottato contro l'imperialismo, contro lo sfruttamento, contro l'arroganza di questi superpotenti, e quindi ho il diritto che il mio paese, la mia prospettiva per il futuro sia anche progressista, laica, democratica in Palestina. Mi fermo qua, poi lascio.